Buongiorno, benvenuti al TG 2000, vediamo le principali notizie di oggi. In Emilia-Romagna si lavora per liberare case e strade dall'acqua e dal fango, malgrado da ore non piove e si è tornato il sole, permane il rischio di frane e voragini. A Forlì c'è stato un cedimento del terreno e una palazzina con 12 appartamenti è stata evacuata. I vigili del fuoco hanno salvato un neonato. Oggi è il giorno del Consiglio dei Ministri straordinario, il governo è pronto a varare un primo pacchetto di misure da 100 milioni per l'Emilia-Romagna, colpita dall'alluvione, sospensione dei mutui, rateizzazione degli oneri fiscali e attivazione al massimo consentito del Fondo di Garanzia dell'Unione Europea. La guerra in Ucraina, ancora bombardamenti nella notte, le forze russe hanno attaccato con 4 droni che sono stati abbattuti dalle unità di difesa aerea, mentre rimane ancora da chiarire cosa stia accadendo in diversi villaggi della regione russa di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina. Secondo Mosca, sarebbero stati bombardati dalle forze di Kiev. In Sudan, nella parte meridionale della capitale, Khartoum, questa notte è stata violata la tregua. Vi sarebbero infatti stati scontri e attacchi aerei, nonostante fosse in vigore uno stop alle armi di una settimana tra esercito e paramilitari per consentire il passaggio di civili e aiuti umanitari in Sudan. Dal 15 aprile la guerra tra l'esercito e i paramilitari ha provocato un migliaio di morti e più di 1 milione di sfollati e profughi. Pastori vicini alla gente, l'invito di Papa Francesco ai vescovi italiani in apertura ieri dell'Assemblea Generale della CEI. 2 ore di colloquio a porte chiuse, nel quale Bergoglio ha affrontato i temi che più gli stanno a cuore, la ricerca della pace in Ucraina e nel resto del mondo, il dramma dei migranti e l'accoglienza, la questione ambientale e la cura della casa comune, con un riferimento implicito all'alluvione in Emilia-Romagna. Questa mattina l'introduzione del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. 31 anni fa la strage di Capaci, nella quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il loro esempio continua a vivere, dice il capo della polizia Vittorio Pisani, è il nostro dovere mantenerlo sempre più vivo. Celebrazioni oggi a Palermo con il ministro Piantedosi, mentre il presidente Meloni interverrà in collegamento da Roma. Firmata la tregua del Terzo Polo, i senatori di Italia Viva e Azione hanno sottoscritto un impegno a una leale collaborazione dei parlamentari ad avviare un percorso per una lista unitaria alle prossime elezioni europee. È morta la giornalista Maria Giovanna Maglia, aveva 70 anni, la giornalista veneziana autrice di una biografia di Oriana Fallaci e di diversi saggi di politica internazionale, era stata ricoverata al San Camillo Forlanini di Roma la scorsa notte. 82 euro è quanto una famiglia italiana ha speso in media al mese nell'anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto alla scuola primaria o dell'infanzia. Si tratta di circa 4 euro a pasto. La regione meridionale più costosa è la Basilicata, mentre quella più economica è la Sardegna, quanto emerge da un'indagine di Cittadinanza Attiva. 10 persone sono state arrestate per una truffa da 17 milioni di euro per i contributi al superbonus e il conseguente riciclaggio di denaro utilizzato nell'acquisizione di attività economiche sul lago di Garda, sequestrati beni per un valore di oltre 5 milioni di euro. Le indagini della Procura di Verona hanno portato ad arresti in Veneto, Lazio, Piemonte e Sicilia. Negli Stati Uniti, Joe Biden e i democratici vogliono un accordo sul tetto del debito per evitare il default. C'è bisogno di un compromesso, lo afferma lo speaker della Camera Kevin McCarthy, sottolineando di avere chiesto ai negoziatori di lavorare anche questa notte con l'obiettivo di sbloccare l'impasse che si è venuto a creare. In Irlanda è divenuta legge il regolamento che prevede l'etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie. Primo esempio in Europa, la legge prevede che le etichette dei prodotti alcolici indichino il contenuto calorico e i grammi di alcol nel prodotto e contengano avvertenze sul rischio di consumare alcol durante la gravidanza e sul rischio di malattie del fegato e tumori mortali dovuti al consumo, appunto, dell'alcol. Processo plusvalenze, 10 punti di penalizzazione, uno in meno di quanto chiesto dalla procura della Federcalcio, sono stati inflitti alla Juventus dai giudici della Corte d'Appello federale. I bianconeri retrocedono così al 7° posto in classifica, fuori dalla zona Europa.
È il giorno di Marco Bellocchio al Festival di Cannes, il primo dei tre italiani in concorso che porta il suo rapito, la storia di un bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla famiglia e battezzato. È tutto, il TG2000 torna come sempre alle ore 12. Buona mattinata.